partita è stata che ci sono venuti e mi sono detto tutto il campo da squadra vera, dove non abbiamo concesso niente. Appena siamo calati dopo un'ora, siamo poi con i tagli esterni, che a noi è la nostra preoccupazione, perché penso che sia la preoccupazione di tutte le squadre che funzionano questa squadra, perché lavorano molto bene, hanno abilità, hanno grande capacità nell'ultimo uno. Ma tutto a sinistra? A sinistra, ma anche a destra, perché comunque anche a destra, giocando su primi articoli, il destro è molto bravo, quindi non si sa se è in destra o in sinistra, quindi si è molto bravi i nostri difensori. Tecnici e stavolta che hanno tenuto, poi dopo nel calo fisico logicamente non l'abbiamo sostenuto, non abbiamo dato una mano, quindi il nostro centrocampo deve dare più una mano nei suoi esterni, e quindi su quella partita è questa. Logico che se avessimo chiuso la partita nel primo tempo non sicuramente stiamo parlando di un'altra partita, però comunque ritengo un punto guadagnato e un punto anche meritato. Logico che poi dopo se andiamo a vedere che verso la fine della partita hanno sbagliato due gol, male come dicevi, questo doveva perdere. Analizziamo tutta la partita, poi dopo vediamo la palla che è passata sulla linea di porta, sul passaggio di Beretta, sulla linea di porta, e le due occasioni di Patoen, l'ultimo soprattutto non attesa, insomma. Vediamo tutto e penso che sia comunque contenti di noi come non essere contenti a me. Ecco, sapevamo che era difficile qua, no? Lo stai dicendo tu. Però ecco, il fatto di aver giocato per un'ora così fa capire anche che quando magari avrai tutto a disposizione sarà forse un'altra cosa. Dobbiamo vedere, dobbiamo aspettare. Logico che comunque le qualità che ha un certo Biscari, le qualità soprattutto anche di personalità di Vito sono totalmente diverse da alcuni nostri giocatori che abbiamo in questo momento. Però mi va di pensare a quelli che sono messi a casa, mi va di pensare soprattutto allo stile di servizio che ha avuto la squadra in questa partita. E non è facile, ma non è stata facile per noi, che non sarà facile neanche per chiunque giocherà contro la squadra. L'accenno di malumore alla fine da parte dei tifosi, ci sta un po' di scoramento, come lo commenti? Commento che comunque lo scoramento è il mio scoramento, perché quando si vuole vincere queste sono le partite in cui devi dare un segnale, ma noi l'abbiamo dato per un'ora, è logico che poi dopo la gente si ricorda dell'ultima mezz'ora e quindi non si ricorda più di quello che è fatto durante i 60 minuti. Noi dobbiamo comunque crescere lo stesso, oggi abbiamo fatto 60 minuti e domenica prossima dobbiamo fare 70, arrivare poi ed essere una squadra molto omogenea e capire quando ci sono le difficoltà magari di chiudere un po' più gli spazi da avversari e poi quando saremo a posto faremo una partita per tutta la gara, anche se non è facile. Comunque anche oggi è constatato che comunque le partite non sono facili e sono difficili. La creatività, la brillantezza di Moro quando è uscito è venuta meno e la squadra si è un po' allungata a quel punto. Beh, purtroppo lui è quel giocatore che ci dà anche non solamente capacità balistica, ma soprattutto è quello che ti mette anche nelle condizioni, non solamente per capacità distante di reparto, ma anche gli esterni di poter fare delle azioni pericolose. Ha preso questa botta, sembra che si uccide già a fine primo tempo, invece ha dovuto rischiare e dopo 10 minuti non si è più normale. Sempre che ha preso una botta sul muscolo e quindi la sostituzione forse si è sentita, ma si è sentita sicuramente fino all'occhio. E quindi un infortunio tipo quello che ha avuto Padoin. Mi auguro che non sia così grave. Poi è sempre tutto soggettivo, dipende, no? Ci sono giocatori che recuperano magari in tre giorni e giocatori che come Padoin riesce, forse anche per la stessa fisica, riesce a recuperare in sette giorni. Però credo che lo avremo sicuramente anche la fine domenica.